Buonasera a tutti gli appassionati di basket e agli amici che ci hanno seguito da Caserta. Siamo con loro coach. Loro, io ti sento ancora un po' anche nostro. Non ti voglio far condividere la vittoria di Piombino, però insomma è difficile. Compagno di viaggio per 3 anni, come ti ho detto prima, è stato molto piacevole averlo come compagno di viaggio. Oggi un po' deluso ovviamente. Una partita strana, Damiano. Tu che mi hai sempre spiegato tante cose, provo a chiederti una spiegazione di questo. Avete messo in grandissima difficoltà Piombino nel perimetro, percentuale da 2 bassissima di Piombino, tanti tiri sprecati, ma avete perso la battaglia a rimbalzi. Due dati un po' in contrasto. Ma siamo stati, secondo me, poco attenti, soprattutto dopo le rotazioni difensive in cui riuscivamo a chiudere difensivamente bene l'attacco di Piombino, poi a fare tagliafuori magari con dei mismatch, tipo con i nostri piccoli contro i loro lunghi, o comunque a collassare in area. Mi ricordo i 3-4 rimbalzi presi in fila da Dez, e soprattutto, ripeto, questo è successo dopo delle rotazioni difensive in cui siamo stati bravi, poi non siamo stati altrettanto bravi ad essere attenti in quel frangente, e poi credo che abbiamo avuto altri 2 problemi questa sera. L'aggressività difensiva non è stata quella che bisognava avere per vincere in questo campo, e questo ci è successo sia nel primo quarto e a cavallo un po' a metà del secondo quarto, e poi quando siamo andati avanti di 7, se non sbaglio, abbiamo smesso di difendere un'altra volta, e all'inizio abbiamo fatto prendere fiducia a Piombino con dei tiri aperti concessi con troppa facilità, e poi quando dai fiducia a una squadra che secondo me ha delle buone qualità per questo campionato, poi è difficile. Se più si aggiunge il discorso dei rimbalzi, purtroppo non siamo stati bravi, è stata bravissima Piombino a punirci. Stasera Piombino ha fatto la Caserta di domenica, ha tirato con percentuali altissime da 3, e invece Caserta sotto questo aspetto è un po' mancata, mi pare il 29%. Ma ripeto, Piombino è stata bravissima a concretizzare quando noi abbiamo fatto degli errori difensivi e a punirci. Noi non siamo stati altrettanto bravi in attacco a costruire determinati tiri. Le percentuali che abbiamo avuto domenica scorsa, in casa nostra contro Fabriano mercoledì, erano frutto di una grande circolazione di palla. Stasera invece ci siamo intestarditi troppo a giocare dal palleggio contro una difesa molto aggressiva come quella di Piombino e molto fisica, e questo ha portato a fare in modo che abusassimo del tiro da 3, no, soprattutto non costruendolo col movimento di palla e attaccando prima l'area. Comunque dopo una partenza poco buona credo la squadra la stai ritrovando, un po' c'è stata qualche assenza importante, e in questo momento insomma, a parte i piccoli particolari su cui ovviamente lavorerai in settimana, però la squadra si sta ritrovando. Ma sicuramente noi nelle ultime 4 partite abbiamo giocato, ce la siamo giocata a Ravenna, ce la siamo giocata qua a Piombino, tutti sappiamo quanto è difficile vincere qua a Piombino, credo che abbiano vinto qua solo la PL e Ruvo, no? Che sono 2 squadre durando molta fatica, sì, agli ultimi secondi, no? Con delle giocate di talento dei giocatori che hanno in queste squadre qua, quindi sappiamo quanto è difficile, sappiamo che se vogliamo provare a vincere su campi come questo dobbiamo fare sicuramente una prestazione ancora più attenta e ancora più precisa in alcune situazioni. Noi ci siamo, abbiamo avuto dei problemi, li stiamo superando, ancora non siamo dove vorremmo essere, e per questo dobbiamo usare anche l'arrabbiatura che c'è dopo una partita come quella di stasera per fare un passo in avanti come squadra, anche perché già mercoledì andremo a giocare a Pistoia contro la Genoa Montecatini, sarà un banco di prova difficilissimo, poi arriverà la PL domenica, quindi sono tutte sfide che ci devono servire a fare dei passi in avanti. Ultima domanda relativa alle emozioni: che emozione è tornare a giocare a Piombino, dove insomma il pubblico ti ha voluto tutti bene, ha fatto dei bellissimi campionati, che emozione è? Adesso sono arrabbiato, ma non sono arrabbiato perché sono tornato a Piombino, sono arrabbiato perché dopo una sconfitta è il minimo. Chiaramente è stato molto bello rivedere tante persone con cui ho passato degli anni bellissimi, e è stato emozionante, piacevole, e sapevo che sarebbe stato così, perché ripeto, i rapporti con le persone vanno al di là del lavoro e vanno al di là della pallacanestro e dei risultati, e quindi è stato molto bello. Beh, noi a questo punto non possiamo che augurarti un campionato bellissimo, Damiano. Grazie Stefano, grazie a tutti. Rimanete.